Senza diritti siamo solo schiavi. Con questo striscione si è aperto il corteo organizzato dalla FIOM CGIL per protestare contro la Fiat e che ha visto sfilare migliaia di lavoratori da Piazza della Repubblica al Pantheon. Secondo Maurizio Landini, segretario FIOM CGIL, a partire dalla Fiat e dalla componentistica auto è importante che si blocchi il processo di reindustrializzazione, di chiusura di fabbriche e licenziamenti. C'è bisogno che il governo convochi un tavolo e impegni la Fiat a mantenere le produzioni in Italia. Quello che sta succedendo nella Fiat e nella componentistica è grave, perché non ci sono investimenti, si stanno chiudendo stabilimenti e si sta rischiando di perdere una delle industrie più importanti del nostro paese. E allora siamo qui per rivendicare nei confronti del governo che convochi un tavolo, che impegni la Fiat a dire con chiarezza gli investimenti che deve fare e che attivi anche politiche industriali per essere in grado di difendere questo settore, questi posti di lavoro, e che faccia provvedimenti che blocchino i licenziamenti e che incentivino l'uso dei contratti di solidarietà per redistribuire il lavoro tra tutti. La Fiat non sta investendo in Italia, non garantisce occupazione, ma ha semplicemente demolito i diritti dei lavoratori in questi anni, ha spiegato Paolo Ferrero, segretario nazionale di Fondazione Comunista. È evidente questo, che la Fiat non sta investendo in Italia, la Fiat non garantisce l'occupazione in Italia e anzi la Fiat ha semplicemente demolito i diritti dei lavoratori in questi anni senza averne nessun vantaggio nell'occupazione né nei lavoratori. Quindi c'è bisogno che il governo intervenga e obblighi la Fiat ad un piano industriale di investimenti, di innovazione tecnologica e di garanzia dei siti produttivi. Cioè non è possibile che la Fiat ha preso valanghe di miliardi nel corso degli anni e adesso semplicemente se ne freghi e usi l'Italia solo per far mettere in cassa integrazione la gente. A sfilare al fianco dei lavoratori anche Fausto Bertinotti e Francesco Ferrara, coordinatore nazionale SEL. Qui c'è una ragione in più, è che questa scelta della FIOM è una scelta che io credo abbia un valore generale, perché è una scelta in primo luogo di difendere la dignità della persona che lavora. Poi ci sono tutte le altre ragioni economiche, sociali, l'occupazione, i diritti, ma prima di tutte c'è la dignità. La FIOM difende la dignità delle persone che lavorano. La politica deve chiedere con forza che questo governo si deve occupare delle politiche industriali di questo paese. Non può permettere di disperdere il lavoro, di non difenderlo e di non incentivare, diciamo, politiche industriali che sviluppano le attività produttive in questo paese. I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto di avere il lavoro, di avere la difesa dei loro diritti e di avere la democrazia nei luoghi di lavoro. Noi abbiamo grandi competenze, abbiamo la capacità riconosciuta in tutto il mondo di avere degli operai che sono bravissimi, che sono in grado di competere con tutti i grandi gruppi industriali, e il paese è il governo che non fa una scelta netta nel ricostruire appunto una struttura industriale in questo paese, a partire dalla difesa di quello che c'è.